Ci siamo lasciati alle spalle i rumori della città e siamo finiti in una piccola foresta mediterranea che sta nascendo, crescendo e si rigenera. Ma nel mondo naturale, creato a Palombaio, frazione di Bitonto, contestualmente si inserisce la crescita sociale della comunità. È qui che Angelo e Giovanna, giovane coppia di professionisti, hanno creato il progetto di Outdoor Education per bambini, ali libere. I bimbi, dai 2 ai 6 anni, qui imparano facendo. Lo facevano prima della pandemia e continuano a farlo grazie ad un documento firmato tra l'Associazione Nazionale dei Pedagoghi e il MIUR, in cui si evidenzia sì l'importanza del grave momento sanitario, ma pone un focus importante sulla crescita e l'ambiente sociale in cui vivono i bambini, fatto di accoglienza e condivisione. Qui, dunque, i piccoli osservano e vivono i cicli stagionali e gli effetti del suolo, piante, alberi, organismi viventi. Il tutto immersi negli spazi della food forest progettata in permacultura. Si piantano alberi da una parte, cercando comunque di innestare processi di rigenerazione del suolo, utilizzando materia organica, microrganismi attivi e utilizzando dei modelli di foresta mediterranea, di food forest, e mentre dall'altra parte il progetto sociale è quella della comunità educante e quindi i genitori che vogliono, come dire, affrontare un percorso di crescita sulla genitorialità, portando i propri bimbi all'aria aperta in campagna. Le famiglie dunque si recano qui e volontariamente prestano la loro competenza, coordinate da un educatore professionale. Qui seguono i ritmi naturali della campagna, osservando un ecosistema che muta e cresce assieme a loro. Vogliamo dimostrare che il luogo, e quindi lo stare all'aperto, ha un ruolo fondamentale nel processo educativo del bambino. Quindi qui all'aperto i bimbi vivono appunto la condivisione dell'esplorazione, la fiducia nell'altro, lo stimolo del freddo, del caldo, e questo insomma nel processo educativo è una cosa eccezionale. I bambini si abituano in maniera naturale alla cura della terra, attraverso l'educazione esperienziale, e vivono sia piccoli che grandi spazi. La natura mi permette comunque di avere un raggio d'azione molto elevato. Ciò significa anche che la didattica viene affrontata e sviluppata in diversi luoghi. Quindi anche l'apprendimento e la conoscenza avvengono in maniera più diretta e in maniera appunto attiva. L'associazione ha anche avviato un crowdfunding per l'acquisto di una yurta di origini mongole, realizzata in maniera naturale in legno, cotone e lana, per rifugiarsi nei giorni di pioggia. Manca ancora poco, il sogno dei volontari e di questi giovani è di poter realizzare una foresta edibile per tutti, un luogo dove potersi aggregare e che sia a disposizione di tutti i cittadini. E quindi l'idea è questa, di portare questo spazio sociale qui a Palombaio. E quindi il nostro sogno, che sta per realizzarsi, nella costruzione di questo bellissimo progetto.